Sì, allora la nostra azienda nasce nel 1899, quindi 123 anni fa, diciamo che ormai abbiamo imparato il nostro lavoro, e che comunque ogni giorno è sempre nuovo e si rinnova. Il cuore pulsante della nostra azienda è appunto fatto dalla nostra famiglia, che il nostro management è completamente interno, diciamo, alla nostra famiglia. E da tanti anni facciamo questo lavoro, abbiamo deciso in questi tempi un po' così, non propriamente sereni, di fare comunque questo investimento che per noi è importantissimo. Lui è una persona da intervistare, lui è abituato a parlare. No. Noi abbiamo già il microfono acceso, eh. Noi siamo pronti. Siamo pronti. Lui è, prego. Sì, sono Claudio Pianegonda, sono architetto, sono presidente di Conf Cooperative Habitat Veneto. Conosco l'impresa Mengato da una decina di anni, per noi hanno costruito 6-7 interventi per un totale di circa 150 appartamenti. È insomma una bella impresa, siamo contenti, fanno prezzi buoni, lavorano con serietà, passione, competenza, innovazione continua del prodotto e questo ci soddisfa. Noi diamo le case alle famiglie, quindi prima a casa, lavorano con noi in questo momento qua su Treviso, due cantieri, hanno appena finito un cantiere a Mestre, un altro ancora a Mestre, hanno lavorato qui su Padova, insomma ecco, quindi speriamo bene, è un momento difficile, comunque con questa impresa si lavora e si va avanti. Abbiamo raggruppato tutto il personale sia tecnico che operativo per quanto riguarda i magazzini in un'unica sede, proprio per minimizzare i costi ed essere sempre più competitivi. Inoltre, in questa nuova sede riusciamo praticamente ad approvvigionare dall'estero e dall'Italia tutti i prodotti direttamente dal produttore generale, quindi non abbiamo ricarichi e intermediari. Questo diciamo è il core business è appunto di ridurre i costi e mantenere sempre inalterato e anzi migliorare il nostro prodotto finale. E quanto grande è questa struttura? Questa struttura ha 4200 metri quadrati di pavimento, è un investimento, come dicevo prima, importante, si articola in tre piani, quindi il piano terra è adibito a showroom dove sono presenti materiali per le finiture e per le personalizzazioni, l'arredamento appunto delle case e degli ambienti anche di lavoro, perché noi operiamo sia nell'ambito civile che nell'ambito industriale. Proprio nell'ambito industriale abbiamo fatto nel 2015 abbiamo rilevato un'azienda importante di prefabbricati a Padova, che è l'ex Santinello Costruzioni. E lì abbiamo 20.000 metri quadrati di stabilimenti produttivi. Quello che ci mancava era appunto la volontà e la necessità di riunire tutto quanto riguarda l'ambito civile, e lo abbiamo fatto con questa nuova sede. Quindi da noi il cliente trova tutto, dalla A alla Z, dalla progettazione iniziale alla consulenza, addirittura facciamo anche consulenza in ambito finanziario se ci viene richiesta tramite i consulenti abilitati, fino al momento in cui installiamo le tende, i soprammobili e le piantine di arredo. Quindi tutta la filiera viene gestita interamente da noi. Sì, quindi uno viene qua senza fare tanti giri e fa tutto. È appunto quello il segreto, di non togliere la vita ai clienti, di farli entrare in un unico luogo dove trovano tutto dalla A alla Z e soprattutto un pacchetto certo. Quindi noi facciamo un pacchetto di un'offerta economica dove praticamente si stabilisce dall'inizio qual è l'importo e sarà quello fino alla fine, non ci saranno sorprese. Va bene, signor, allora direi che parliamo
essendo qui del territorio, insomma, del rapporto che ha questa azienda, oltre con l'amministrazione, proprio col territorio, visto che ha più di 120 anni di storia. Infatti, è un'azienda, una realtà imprenditoriale di cui siamo molto orgogliosi, perché è una grossa realtà che lavora da tanti anni. Come dicevi, sono 123 anni di attività, 230 dipendenti, 5 generazioni che si sono susseguite, e devo dire che oggi i titolari Antonio e Massimiliano Mengato, con il papà Enzo che è ancora attivo, fanno veramente la differenza, perché loro veramente sono impegnati a 360 gradi, ci tengono alla loro azienda, e devo dire da sindaco che sono molto attenti al territorio. Loro sono sempre presenti nel dare una mano all'associazionismo, alle fiere, le feste, non mancano mai di sostenere le realtà locali, quindi hanno anche questo aspetto che li caratterizza e fa loro veramente onore. E beh, allora parliamo un altro po' dell'azienda, che abbiamo presentato la storia che ha, 123 anni di storia. In questi 123 anni è sempre stata la vostra famiglia, come è cresciuta, come si è evoluta? Allora, io sono, insieme a mio fratello Massimiliano, siamo la quinta generazione. Abbiamo la fortuna e la grazia di avere ancora nostro padre con noi, che ci sostiene e ci sprona nel nostro lavoro. Quinta generazione vuol dire avere comunque un bagaglio di esperienza, ma anche di responsabilità, no? Perché in questi momenti, ripeto, come ho detto prima, incerti, non ci si può distrarre un attimo, bisogna essere attenti sempre sul pezzo, quindi non potersi distrarre e non doversi distrarre da nulla, da quello che succede all'esterno, sì, lo vedi, ma non ti puoi far carico, e non ti puoi pugnare il petto tutto il giorno, quindi devi proseguire, devi guardare indietro chi c'era prima di te. Hanno attraversato due guerre mondiali, attraverseremo anche queste in qualche modo, no? Certo, e per quel che riguarda il futuro invece, insomma, per le prossime generazioni? Allora, per quanto riguarda il futuro, noi abbiamo un asset di ricerca e sviluppo all'interno della nostra azienda che è composto da 6 unità, dove praticamente andiamo a sviluppare e a creare continuamente dei nuovi brevetti. Questo per distinguerci completamente dai nostri competitors, sia in ambito civile che in ambito industriale. Adesso non posso spiegare tutto quello che stiamo facendo perché altrimenti non avrebbe più senso, però il progetto di ricerca e sviluppo distingue il gruppo Mengato da tutti i nostri competitors. Questo ci fa essere un po' unici, sia per quanto riguarda la modalità con cui noi lavoriamo. Quindi noi non subappaltiamo nulla, come ho detto prima, ma lavoriamo totalmente con il nostro personale. Se il cliente ha la necessità, compatibilmente con quello che sono i tempi di intervento più o meno lunghi, perché purtroppo non si può sempre essere operativi con lo schioccare di dita, però operiamo con personale nostro. Quindi questo cosa vuol dire? Che il cliente comunque, nel momento in cui compra la casa da noi o nel momento in cui compra da un nostro appaltatore, quindi una grossa società immobiliare piuttosto che un fondo di gestione del patrimonio, è comunque seguito passo passo da noi. Quindi diamo un servizio di assistenza integrata per 24 mesi dall'acquisto. Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata. In realtà era previsto tutta un'altra location, però di necessità virtù, e quindi siamo dentro questo capannone. Come ricordavi tu prima, Luca, di 5 generazioni nel tempo. Io sono molto orgogliosa di questa realtà imprenditoriale presente a Campo San Piero. Ho sempre lavorato e sempre lavorerò, ma alle spalle avevo qualcuno che a casa si occupava di tutto il resto, e questa era una garanzia. Thank you.
Del 1965, ce l'abbiamo ancora qui. Guidata da Beppe Morosino. Eh sì, all'inizio, perché mio padre ha iniziato, si è comprato la macchina, non aveva neppure la patente, quindi immaginatevi voi quanto tempo è passato da quel momento. Allora, tutto questo non sarebbe stato possibile, perché nel semplice pasto di Adi, di pasta super usata che mi parla, che qui la riduzione è tantissima, nel semplice piatto di pasta, un dito di amore, nasce una famiglia. Ed è l'augurio che faccio a ognuno di voi. Campo San Piero ha questa realtà originale, due diocesi, non solo due parrocchie, e l'abbiamo sentito prima, la Mengato nasce ed è legatissima alla parrocchia di San Marco. E disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Il nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. No, ho parlato con la Moira, ho confuso. Lo staff tecnico e lo staff di amministrazione voleva essere parte di questo momento di storia. Il simbolo è un simbolo, il messaggio penso sia la cosa importante. Grazie. Andiamo, facciamo il giro, facciamo la foto del taglio del nastro e poi chi vuole visitare i primi anni. Grazie e buona continuazione. Facciamo anche voi la forbice però! Volevo sottolineare la forbice d'oro! Tempi giusti, pesa 18 carati! E poi in conclusione lei mi diceva prima che avete anche altre sedi, diciamo, e più di 200 dipendenti. Abbiamo 230 collaboratori continuativi, e questi collaboratori sono il nostro cuore pulsante. Come dicevo prima, noi senza i nostri collaboratori non saremmo nulla.
quindi la nostra famiglia insieme ai nostri collaboratori hanno fatto diventare grande la nostra azienda. L'anno scorso abbiamo superato di gruppo i 35 milioni di euro di fatturato, quest'anno puntiamo ai 40. Quindi puntare a una crescita continua e costante di un 10-15% annuo non è cosa da poco. E soprattutto non è cosa da poco anche quella che è la volontà nostra di non mettere mai in nessun momento il personale in cassa integrazione. Nel momento in cui anche ci dovessero essere delle flessioni di operatività, anche durante il periodo della pandemia da Covid, noi non ci siamo praticamente fermati mai. Questo perché per non appesantire mai le casse dello Stato. Quindi noi cerchiamo di essere sempre autonomi e di cercare anzi di alleggerire quello che è il peso che grava sulla collettività. Io penso che se tutti facessero questo, verremmo veramente in maniera migliore.